Ragazzi, buongiorno a tutti, sono le ore 5:50, sto percorrendo la strada della diga di Val Grisanche. Quest'anno è aperto tardissimo perché siamo a fine maggio, c'è ancora tantissima neve. Andrò verso la frazione di Husselière, che è proprio in fondo alla diga, per tentare poi in solitaria la punta di Barmavereng. Villaggio di Husselière, sci alpinismo primaverile, ma non troppo perché c'è un grado, mi sembra, sì. Sono l'unico, si lascia la macchina qui e si punta su per di là. Il primo tratto di itinerario è in comune con quello per la Becca di Gesson, che ho già percorso un paio di anni fa. Parto già subito con gli scarponi, anche perché vedo che lassù inizia subito la neve. Meglio tardi che mai, a fine stagione riesco a provare gli scarponi nuovi, i nuovi Fisher Traverse CS modello 2024. Yes, pronti per sfasciarli nei sentieri estivi. Assetto primaverile, spunta anche l'alba e io mi incammino. Al posto che andare subito a cercare il sentiero estivo, che allunga di un po', ho preferito andare su dritto per dritto per i prati. Duro lavoro di polpacci. Ora comunque sto arrivando al sentiero e al bosco. Eccolo qua. Si arriva a questo bellissimo alpeggio privato, sembra sia l'Alpe di Arolla, e si continua su strada, ecco, fino al cartello dove si prende il sentiero. Siccome sfondo, sono sotto il traverso per l'Alpe Montforchat, provo a mettere gli sci, vediamo se riesco a tenerli. Ho abbandonato il sentiero per risalire sto ripido canale, dato che tengo bene gli sci, ne approfitto. Fuori dal ripido bosco, mi lascio sulla sinistra, laggiù, l'Alpe Montforchat, bellissimo tra l'altro, super nuovo. E qua si vede il vallone con in fondo la Grande Rousse, enorme. Il Forchat qui a sinistra, là, la Grande Rousse, punta le due punte, il ghiacciaio dell'Invergnan e la mia meta, già visibile, quello sperone là. Si apre il vallone, neve primaverile, stupendo. Che bella conca. E adesso punterò a destra verso la Becca di Gesson, appunto. Non ci sto credendo neanche io di essere a fine maggio sotto 2500 metri e dover ancora tracciare. Io ora punto a quel colletto lì, poi salirò sul ghiacciaio di Gesson. Quanto è bella la solitudine, ragazzi. Solo il silenzio. Per approdare sul ghiacciaio di Gesson, proprio sotto la mia meta, la Grande Rousse la fa da padrona indiscussa. Di là il ghiacciaio dell'Invergnan, davanti il Montforchat, bello. Intanto una persona sta arrivando. Ufficialmente sul ghiacciaio di Gesson sta arrivando un po' di nuvolaglia. Vabbè, era previsto. La Becca di Gesson sulla destra, io ora proseguo in mezzo al ghiacciaio per poi puntare la cresta ovest della Barmavereng, che dovrò risalire per intero. Sono arrivato in cresta, tantissima neve, non pensavo ci fosse ancora tutta sta neve. Tutto il Gesson, nessuno che mi viene ad aiutare qua.
parte più tecnica, poi lì è la fine. Dura, ragazzi, la mollo lo zaino, poi faccio l'ultimo pezzo per la vetta con la picca, tutta la cresta percorsa e tracciata. Molto lo zaino qua, tanto la cima dovrebbe essere abbastanza vicina. Traverso infido. Mamma mia, ragazzi, super bello, siamo quasi su. Giro sto sperone sulla destra, vediamo un po' dove mi porta. Tracce di ramponi sulle rocce. Wow, ecco lì la punta. Ultimo tratto leggermente esposto, da fare attenzione, va giù parecchio di qua. Voilà, punta di Barmaverin, 3.475 metri in solitaria. Davanti la puntatina, lì, e poi sul fondo la Grande Russe. Yes! Punta di Barmaverin in Val Grisanche. Bellissimo, ragazzi, che vista. Scendere da qua già non è simpaticissimo, non proprio. Indietro. No, per niente simpatico, ragazzi. Andata. Questa è la mia sicura. Ciao ciao Barmaverin, ci vediamo. Anche qua non è affatto simpaticissimo. Guarda che bel gendarme. Mai avrei pensato di dover tracciare così quasi a giugno. La discesa, chissà che condizioni troverò. Mamma mia, farina su fondo duro. Non ci vedo niente, ragazzi, niente, non capisco se c'è pendenza massima o pendenza minima. Una via di mezzo, boh. Facciamo attenzione. Niente qua. È ripido e ripido, eh.
zona Seraki, un ghiacciaio d'invernale. Incredibile, ragazzi. Guardate che roba. Guardate che roba. Si scia con vista Seraki. La neve è pazzesca! Polvere! La polvere di maggio vale di più! Sono arrivato in fondo questa seraccata. Si scia tutto il ghiacciaio dell'Invernano. Guardate quanta polvere! Tra l'altro sto staccando io. Dai pendipiori. Bellissimo. Che anello pazzesco, ragazzi. Non so, la sciata più bella dell'anno. Vedi. C'è da scherzare con gli acciai, anche se sono piccoli. Ma guardate dove sto sciando. Bella fino in fondo. Fino in fondo. Che condizioni. Qua un po' di extreme survival. Ma neanche così male. È rimasta gelata. Super. Credo che sia un canale delle valanghe. Infatti va giù fino in fondo, ma io adesso becco il sentiero. Ho ritrovato il sentiero. Qua tolgo gli sci, le rimetto in spalla e poi giù dritti fino alla macchina. Dopo aver ripercorso tutto il bel sentiero nel bosco e fatto un pezzo di poderale, ritorno giù e taglio per i prati. Che bello, primavera, tutto bello verde. Qui c'è un clima spettacolare, fresco ma non troppo. È stata proprio una bella gita, una bella giornata. Guarda, da essere indeciso se farlo o meno, sono proprio contento di essere venuto, anche se da solo. Mi sono proprio divertito. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!